Un migliaio di operatori e la formazione professionale armati di fischietti e striscioni sono scesi a protestare in strada dinanzi l'assessorato al lavoro di via Trinacria, un movimento autonomo composto da lavoratori provenienti dagli enti di diverse parti della Sicilia. Ad essere maggiormente delusi sono quei lavoratori impegnati in progetti di orientamento al CIAPI di Priolo. Non gli è stato infatti rinnovato il contratto in scadenza il 2 maggio. Insieme a loro anche i lavoratori degli sportelli multifunzionali. Insomma, il popolo e la formazione annuncia battaglia. Sia nei confronti dell'assessore Nelly Scilabre, sia nei confronti del presidente Crosetta, chiamato in quest'ora a privare una manovra finanziaria bis in un clima politico e sociale abbastanza acceso. Noi già dobbiamo prendere tanti soldi dagli enti da dove deriviamo. Io ad esempio sono stata licenziata dal 1° giugno dal mio ente, quindi non sono né in cassa integrazione, lo IAL, né in cassa integrazione, nient'altro. Dal 1° di giugno io sono a casa dopo 33 anni di servizio e questa è una cosa molto molto grave. Parte la Youth Guarantee che serve a dare un'occupazione ai giovani e noi rimaniamo fuori. Rimaniamo disoccupati, noi che abbiamo la titolarità di espletare questi servizi rimaniamo fuori e stanno spendendo soldi per riqualificare il loro personale e i miliardi che hanno speso per noi come lo giustificano con la Corte dei Conti? È una vergogna, noi avevamo tante aspettative nei confronti di questo governo e ci ha buggerati, noi ci sentiamo presi in giro, ora ci siamo stufati, basta.